Emorroidi in gravidanza. Che cosa sono? Perché vengono? Ma soprattutto come farle passare, come farle sgonfiare e quale crema eventualmente si può utilizzare? Queste sono le domande che faremo alla nostra super ostetrica, ma prima di iniziare lasciate che ci presentiamo brevemente. Io sono Matteo Silva, osteopata pediatrico e neonatale. Io sono Maria Chiara, mamma di due bimbi in attesa di un terzo ed ostetrica. Accompagno le mamme, le famiglie lungo tutto il percorso nascita. Trovate il videocorso ad esempio di Maria Chiara sul videocorso preparto multidisciplinare, il videocorso allattamento, il videocorso sul pavimento pelvico e tantissimo altro sui nostri siti web dottorsilva.com e mattosilvaosteopata.com, insieme ad altre decine di videocorsi per favorire il migliore sviluppo di mamma e bambino dalla gravidanza fino ai primi anni di vita. Ora entriamo nel vivo dell'azione e vediamo emorroidi in gravidanza, che cosa sono e perché vengono. Allora, le emorroidi sono fondamentalmente legate a una fuoriuscita del plesso emorroidario, che sono delle vene, a livello dello sfintere anale esterno. È una situazione abbastanza spiacevole che può avere davvero dei gradi di gravità molto diversi. Alcune donne quasi non se ne accorgono, per altre donne invece è un fastidio quasi invalidante. E purtroppo è abbastanza frequente nel corso della gravidanza, ovviamente per un cambio ormonale, per cui c'è tutto questo nuovo equilibrio che rende anche le pareti vasali dei vasi un po' più lasse, un po' più morbide. Spesso ne soffrono le donne che ne sono già soggette, per cui che hanno già conosciuto problemi emorroidari fuori dalla gravidanza, in gravidanza è facile che si riaccentuino. A questo aggiungiamo anche ovviamente la pressione meccanica di un utero che cresce, che pesa, di un bambino, del liquido amniotico, che vanno un po' a premere. Di solito insorgono nella seconda metà della gravidanza. E che cosa possiamo fare per ridurre i sintomi e cercare anche di ridurre l'entità di questa fuoriuscita? Prima cosa, immaginiamo che i muscoli del nostro pavimento pelvico arrivano a rivestire anche lo sfintere anale. Per cui, donne, muovete il vostro pavimento pelvico, come lo scoprirete sul video dedicato che abbiamo girato proprio su il pavimento pelvico in gravidanza, perché esercitarlo, muovere attivamente questi muscoli, può aiutare a ridurre la tensione locale. Altra cosa importante, cerchiamo ovviamente di ridurre il peso, il carico, quindi se state in piedi tante ore della vostra giornata, cercate di fare delle pause, di alternarlo con posizioni di defaticamento per ovviamente levare tutto quello che è il peso che grava e che ci dà questa sensazione di fatica. Altra cosa importante che possiamo fare in gravidanza, l'utilizzo di semicupi, cioè di immersione di una parte del nostro corpo in un liquido caldo con alcuni oli essenziali. Questo permette a tutti i tessuti locali e anche ai vasi del plesso emorroidario di attivare un microcircolo molto più funzionale che aiuta a ridurre l'edema, ridurre la stasi e anche a ridurre l'entità di questa pressione. I semicupi si possono fare in qualsiasi epoca della gravidanza, sono particolarmente preziosi nelle ultime settimane in modo tale da arrivare al parto con un plesso emorroidario il più diminuito possibile e sicuramente poco infiammato. Fantastico Mary, grazie mille di cuore per tutte le tue informazioni, è stato un piacere creare questi contenuti informativi per voi, vi chiediamo di lasciare un like a questo video, veniteci a trovare sul nostro sito web che vi lasciamo qua in descrizione dove troverete il videocorso preparto con tutte le posizioni per il parto, il videocorso sul pavimento pelvico, il massaggio al perineo e tantissimo altro. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!